via della seconda gara del Euro Formula Open dal circuito di Le Castellet, intitolato alla memoria di Porcaro, con Felipe Drugovic che dalla pole position mantiene la posizione, mentre Matteo Siora deve guardarsi dal ritorno di James Amaya da Bent Visca. L'olandese però finisce nel traffico e vede così sfilare i propri avversari. Rimonta invece delle vetture di casa Campos con Sievert e Karkozic, i due arriveranno anche al duello qui con Karkozic che supera Viscal. Il pilota olandese rimarrà comunque il miglior debuttante dopo una bellissima battaglia con Aldo Festante e Michael Benaia. Jannes Fittier che si fa vedere allungando fuori dalla traiettoria l'italiano, che qui perde la possibilità di lottare con Viscal per la vittoria assoluta. Il sorpasso del podio invece a favore di Cameron Daz con Guillem Samaya che finisce lungo, dunque l'americano porta la seconda vettura di Carlin davanti a tutte le spalle di Felipe Drugovic insieme al compagno Matteo Siorio. Sievert e Viscal in lotta fra di loro con il pilota argentino che riesce ad avere la meglio grazie alla propria esperienza. Anche Fittier nel finale sopravanza Festante per la nona posizione. Drugovic mette così a segno un weekend perfetto, due pole position, due giri veloci e due vittorie che lo consacrano leader indiscusso del campionato in Francia. Je vais vous demander de vous abonner à mon compte de la chaîne.